Buonasera, dura presa di posizione dell'europarlamentare ligure Renata Briano contro la decisione del Ministero italiano di mantenere invariate le quote per il tonno rosso nel Mediterraneo. La pesca artigianale è già in sofferenza, ha detto, e una misura come quella presa dal Ministero di certo non aiuta. Sentiamo. Sono delusa e arrabbiata per la decisione del Ministero italiano di mantenere invariate le quote per il tonno rosso nel Mediterraneo. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Pesca del Parlamento europeo, Renata Briano, dopo aver appreso la decisione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di mantenere invariate nel 2017 le quote per la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo. Una decisione che viene giudicata dall'europarlamentare ligure quantomeno sorprendente, alla luce del fatto che la Commissione internazionale per la salvaguardia dei tonnidi, visto il miglioramento dello stato di salute della specie, abbia previsto un aumento del 20% delle quote. In Europa siamo in larghissima maggioranza a favore di una distribuzione più equa delle quote, ha detto, ma il Ministero italiano ha preferito premiare i soliti noti, penalizzando i piccoli pescatori artigianali. Abbiamo lavorato per una distribuzione più equa delle quote per evitare l'attuale situazione di monopolio e vorrei ricordare al Ministero italiano il mio emendamento, votato a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo, in cui si chiedeva una ripartizione più giusta. Mantenendo le stesse quote, ha concluso l'onorevole Briano, il Ministero dimostra ancora una volta di essere sordo nei confronti di un settore che da troppo tempo chiede a gran voce di essere ascoltato. Proseguono le polemiche legate alla direttiva Bolkestein che metterà a gara le concessioni demaniali. Ora il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Angelo Vaccarezza, ha infatti scritto a tutti i sindaci dei comuni costieri della Liguria, invitandoli ad inviare una mail alla Camera dei Deputati per essere auditi nella commissione che si sta occupando del disegno di legge in attuazione della direttiva Bolkestein. Sentiamo. Buongiorno amici, questa mattina io ho scritto a tutti i sindaci dei comuni rivieraschi della regione Liguria. Ho scritto ai sindaci chiedendo loro di mandare una mail urgente alla Camera dei Deputati per essere auditi nella competente commissione, quella che si sta occupando di DDL Ammazza Balneari, come noi lo abbiamo ribattezzato, perché vedete l'accelerata che il governo sta dando rischia in poco tempo di dare un esito nefasto. Se il DDL dovesse proseguire il suo iter, ci ritroveremmo con l'unica certezza, quella delle evidenze pubbliche, smontando ogni tipo di garanzia e di prospettiva per tutto il comparto balneare italiano. Noi abbiamo provato a spiegarlo anche in questo fine settimana, diversi i convegni importanti a Rapallo, dove io ho partecipato, quello di San Benedetto del Tronto, dove c'era il vicepresidente del Senato Gaspari, peraltro presente anche a Rapallo. Noi stiamo spiegando a tutti che è necessario fermare questo DDL. Questo DDL non risolve, questo DDL semplicemente consegna un comparto di 30.000 aziende, di oltre 300.000 persone, 1 milione di persone che mette il piatto a tavola grazie alle loro attività, attività italiane, gestite da italiane e attività che sono nate e che hanno avuto investimenti su garanzie che il governo aveva dato, senza dare nessuna prospettiva. Come Regione Liguria, stiamo per varare una legge che presenteremo questo fine settimana, abbiamo già chiesto di essere auditi, ma noi vogliamo che la forza ligure sia ancora maggiore e quindi speriamo che tanti sindaci ascoltino il mio appello di oggi, chiedano di essere auditi e vada una roba per spiegare che questo DDL noi non lo vogliamo. Noi vogliamo un'Italia che alzi la testa, che tuteli le sue aziende, non solo nel comparto balneare, ma oggi questa è la partita sul tavolo e su questa partita la Liguria combatterà fino all'ultimo giorno. La senatrice Donatella Albano del Partito Democratico è intervenuta nel corso della staffetta parlamentare contro i femminicidi al Senato per ricordare la giovane Janira uccisa a 21 anni dall'ex fidanzato a Pietra Ligure. L'Albano ha invitato a riflettere su quanta violenza viene riversata sulle donne perché si riesce a concepire con molta difficoltà che sono persone con la libertà di scegliere della propria vita. Alla staffetta parlamentare contro i femminicidi, che va avanti da alcuni mesi, aderiscono moltissime parlamentari di tutti gli schieramenti politici.
Questa mattina la Commissione consiliare sanità del Comune di Sanremo si è riunita per fare chiarezza sull'hamburger servito il 22 marzo scorso presso il plesso scolastico Dani Scaini, cibo che dopo la cottura si mostrava di colore verde il servizio. Il caso degli hamburger di colore verde chiamati Hulk serviti nelle mense scolastiche di Sanremo il 22 marzo scorso al centro stamani della discussione in quinta commissione a Palazzo Bellevue. Il Comune ha voluto chiarire la vicenda convocando i dirigenti scolastici degli istituti cittadini e la ASL, presente anche il sindaco Alberto Biancheri. Questa è stata una riunione che doveva essere chiarificatrice appunto di quello che era successo in questo famoso hamburger Hulk, come viene chiamato in questi ultimi giorni, perché aveva un colorito verdastro. Avevamo una dichiarazione della CAMS, che è la ditta che fornisce le scuole, e da questa dichiarazione della CAMS c'è una dichiarazione che dice che non è stato. Appena c'è stato il momento di impiattamento si sono accorti appunto di questa colorazione verdastra che fino al momento della cottura non c'era. Una maestra probabilmente si è accorta del fatto e questi hamburger sono stati ritirati. La CAMS dichiara che nessuno ha mangiato questi hamburger. Siccome avevamo ricevuto delle lettere firmate da alcuni genitori, soprattutto mamme, che invece i loro bambini questo hamburger l'avevano mangiato, ci siamo chiaramente voluti interessare per vedere cosa effettivamente era successo, e questo dubbio è stato chiarito questa mattina perché risulta anche dalla dichiarazione di una maestra che alcuni bambini e questa maestra stessa l'hamburger l'ha mangiato. Adesso dalle analisi che ci sono pervenute sembra che non ci sia nulla di pericoloso. Anche il medico dell'ASL che mi ha fatto vedere un elaborato e delle cose che ha chiesto anche a qualcuno professionalmente molto, molto quotato nel campo, ci sentiamo di rassicurare un pochettino tutti quanti che pericoli non ce ne sono. Chiaramente abbiamo notato che forse sarà da rivedere un pochettino il regolamento per dare un pochettino di sicurezza in più nel caso dovesse succedere di nuovo qualcosa di simile, per esempio poter effettuare le analisi anche magari noi come comune da un laboratorio di fiducia nostro. Noi abbiamo chiesto questa mattina di fare in modo che si convochi la commissione scolastica che è preposta proprio a queste cose, dove sarà presente la CAMS e dove sarà presente l'assessore Pireri, che è l'assessore di riferimento, e dopo questa seduta vedremo appunto quali saranno le, anche perché stiamo aspettando gli ultimi analisi chimici, le ultime analisi chimiche per avere proprio un quadro completo della situazione. Lei poco fa ha ricostruito i fatti di questa situazione incresciosa, ecco, cos'è accaduto? Beh, io intanto posso fare una ricostruzione dei fatti così come mi sono stati riferiti dagli insegnanti che erano presenti in mensa. Nel plesso abbiamo due turni di servizio, prima pranzano i bambini delle classi prime e seconde e poi le tre rimanenti classi. Durante il primo turno di servizio è stato scodellato questo hamburger e le insegnanti, che ovviamente vigilano attentamente sul cibo che viene consumato dai bambini, hanno rilevato questa alterazione organolettica che si concretizzava in questa colorazione, diciamo, anomala assunta dal cibo, e l'hanno comunicato, diciamo, alle cuoche, le quali, una volta contattato la CAMS, hanno poi ritirato la pietanza e somministrato il formaggio. Al secondo turno hanno somministrato direttamente il formaggio al posto dell'hamburger. I bambini del doposcuola di Imperia, di Piazza Roma, Via degli Ulivi, Piani e Caramagna, coadiuvati dai propri educatori, hanno avviato un progetto di solidarietà rivolto ai coetanei di Lionessa in provincia di Rieti, città colpita dal sisma. Agli allievi di Lionessa è stato infatti recapitato direttamente dalla Polizia Municipale di Imperia un pacco contenente la tombola delle emozioni, con all'interno giochi, disegni e piccoli pensieri realizzati con il supporto delle educatrici.
Ricci. C'è ottimismo tra gli albergatori del Ponente Ligure in vista dell'imminente Ponte Pasquale. Le prenotazioni hanno infatti registrato un aumento rispetto alle presenze degli anni scorsi. La Liguria è inoltre risultata tra le 5 regioni più gettonate per il turismo primaverile. A svelarlo è l'assessore regionale Gianni Berrino. Sentiamo. Vicino ormai la Pasqua, ci siamo. Quali le aspettative turistiche? Per Pasqua e quindi per il weekend pasquale le aspettative sono ottime, perché gli albergatori hanno comunicato che hanno prenotazioni alte rispetto alla media degli anni precedenti. Non solo, il Touring Club ha fatto un sondaggio dove è risultata che la Liguria è una delle 5 regioni più gettonate per le vacanze in primavera, quindi non solo un weekend di Pasqua ma anche i weekend successivi del 25 aprile e del 1 maggio ci auguriamo che siano molto positivi dal punto di vista numerico e dalla soddisfazione per i nostri residenti e per i nostri turisti. È stato inaugurato oggi il nuovo stabilimento Esaote a Genova Multedo, un sito dove potranno operare i giovani ricercatori liguri che può rappresentare una nuova possibilità occupazionale. Sentiamo il presidente della regione Giovanni Toti. Potrei dire che il vento è davvero cambiato. Detto questo, credo che questa sia la strada del rilancio e dello sviluppo della nostra regione, ovvero tecnologia, ricerca, sviluppo sono uno dei pilastri su cui deve crescere la nuova Liguria che vogliamo costruire. E quindi questo stabilimento è un ottimo buongiorno da questo punto di vista, insieme allo sviluppo del polo degli Erzelli, insieme a un partner come Esaote che fa parte a pieno titolo del nostro tessuto imprenditoriale storico, ma anche di quello che vogliamo costruire per il futuro. Quindi direi che è un'ottima giornata, auguriamo buona fortuna a tutti coloro che ci lavorano, ci auguriamo che riesca a creare occupazione, ci auguriamo soprattutto che riesca a dare un futuro e uno sbocco ai tanti giovani ricercatori che studiano, che non vogliono lasciare la Liguria ma che vogliono costruirsi qua una strada, un percorso, una storia e una famiglia. Domani alle ore 10.30 la Camera di Commercio di Cuneo organizza un incontro per illustrare alle imprese locali le potenzialità e le opportunità di business offerte dall'Ungheria. L'incontro ha l'obiettivo di analizzare il quadro macroeconomico del Paese, gli aspetti fiscali e le prospettive economico-sociali. Il 23 aprile tutti i cittadini di Seborga dovranno votare per scegliere il principe. La sfida è a due, precisamente fra il principe uscente Marcello I, al secolo Marcello Menegatto, e Mark De Zani, anglo-italiano che da anni vive nel piccolo principato. Ascoltiamo l'appello di Marcello Menegatto. Il programma per le prossime elezioni è continuare la nostra linea che abbiamo seguito finora, sicuramente migliorandola, cercando di ottimizzare un po' scegliendo meglio i ministri, scegliendo i collaboratori di cui forse nel passato ci siamo fidati e poi alla fine non è andata come pensavamo. Con l'esperienza che abbiamo in questo momento sicuramente il prossimo mandato lo miglioreremo. Quindi la fiducia ancora dei suoi sudditi, diciamo concittadini di Seborga è rimasta? Beh, io lo spero e fra un po' di giorni lo vedremo, per cui... Quando parlava della scelta dei ministri si riferiva anche alla vicenda che poi è scoppiato, il caso Mut, questo falso principe che si crede principe. Sì, difatti non parlavo dei ministri, parlavo proprio dei rappresentanti del Principato di Seborga. Sì, ci siamo fidati e abbiamo fatto quello che comunque ci ha servito molto per la pubblicità, ci ha aiutato molto e adesso siamo qua a ripresentarci e vedremo che vinca il migliore in questa giornata. Un'ultima domanda, lei ha portato il nome di Seborga nel mondo, negli Stati Uniti, in Arabia Saudita, continueranno questi rapporti con altri stati, altri principi? Beh, io ho stabilito dei rapporti, ho consolidato bene i rapporti, e ovviamente sarebbe più facile se vengo rieletto io, ma è gente seria e sicuramente saranno capaci a collaborare anche col nuovo principe.
Sempre in merito alle votazioni per il Principato di Seborga, sentiamo ora invece quanto dichiarato dallo sfidante Mark De Zani. Mark De Zani, candidato a Principe di Seborga, pronta alla sfida con Marcello I. Come mai questa decisione? Perché amo Seborga. Ce l'ho paura adesso perché Seborga non è come una volta quando c'era Giorgio Carbone. Giorgio prima abbiamo perso la strada un pochino. Conosceva Giorgio così bene, credo che posso aiutare il paese e il governo di cambiare direzione. Ecco, un accento inglese per un cognome italiano. Sì, le origini sono italiane, ma la vita trascorsa in gran parte in Inghilterra. E come mai Seborga? Sono nato in Inghilterra con quattro nonni italiani. Sono venuto qui a Seborga nel 1982 per lavorare sulla prima radiostazione, la Radio Libera, in lingua inglese, verso la Costa Azzurra, Radio Nova International. Mi sono caduto in mi sono innamorato con Seborga, deciso falling di restare. In love, per quello che caduto. Bravo. Falling in love. Perché in inglese si dice così, ma vuol dire innamorarsi, la traduzione. Esatto. Cadere in amore, appunto, per Seborga. Uh-huh. E allora adesso la decisione di fare il principe. Sì, infatti. Non mi manca idea. Secondo me dobbiamo ritrovare la strada che ha rifondato Giorgio. Dobbiamo rivalorizzare tutto. Fa rivivere il paese stesso, incoraggiare la gente stessa di partecipare. Questo è importantissimo, che vanno a votare. Sai che sono un po' deluso adesso. Insieme possiamo fare qualcosa di bello di nuovo con Seborga, perché la storia è unica, è proprio un posto speciale, è bellissima. E poi abbiamo questa storia di monastero, i monaci cistercensi, l'indipendenza, uno stato sovrano unico nel mondo. Con lo studio di Giorgio, lui ha fatto una grande ricerca in nostra storia, e possiamo far rivivere l'economia di Seborga con il turismo, incrementare il turismo e poi anche la diversificazione della floricoltura anche. Due unità abitative acquistate e 800 kit a Matriciana Solidale venduti. Risultati concreti dell'impegno di CIA Liguria a favore delle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto. Un impegno che vale 120.000 euro, raccolti in questi mesi dall'organizzazione CIA anche sul territorio imperiese. Il ricavato degli 800 kit è stato destinato alla ricostruzione dell'istituto alberghiero di Amatrice. 100.000 euro consegnati al preside dell'istituto lo scorso 31 marzo. Le unità abitative invece sono state acquistate grazie alle donazioni dei soci e alla raccolta fondi avviata con le cene solidali promosse dagli agriturismi iscritti a CIA Liguria. 20.000 euro che sono serviti a dare una nuova casa a due aziende agricole del centro Italia. Ennesima aggressione nel carcere di Sanremo, dove un detenuto ha colpito un agente di polizia penitenziaria. Si tratta del 53esimo caso di questo tipo dall'inizio dell'anno. Secondo quanto denunciato da Michele Lorenzo, segretario regionale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, ieri sera alle 18 un detenuto tossicodipendente ha prima chiesto un cambio di cella e poi ha improvvisamente tentato di aggredire con una lametta che aveva nascosto in bocca il personale di polizia. Ora è stata chiesta un'ispezione ministeriale al carcere di Sanremo per il continuo verificarsi di eventi critici. Nuovo blitz della Polizia Municipale questa mattina a Diano Marina all'Oasi Park per l'ennesimo sgombero di camperisti. L'area infatti è autorizzata soltanto per il rimessaggio dei camper, ma nonostante questo, ancora una volta sono stati trovati camper e roulotte con turisti che erano venuti a soggiornare per le vacanze di Pasqua. Quello di oggi è il secondo blitz nel giro di 7 mesi. In supporto della Polizia Municipale sono giunti anche i carabinieri. Contrariato il titolare dell'area camper dianese, Lucio Quaglio, che proprio oggi aveva inviato al Comune un'istanza per ottenere l'autorizzazione e consentire la sosta dei tanti camperisti arrivati in questo periodo in Riviera.
In occasione del periodo pasquale è stata decisa a Sanremo la sospensione dei lavaggi stradali con conseguente rimozione dei veicoli. Il provvedimento comunicato dalla società Amaia Energia e Servizi sarà valido fino a lunedì, compreso in via Nino Bixio e in via San Francesco. Ed ora una piccolissima pausa. L'artista Michelangelo Pistoletto ha ricevuto oggi la cittadinanza onoraria nel corso di una cerimonia ospitata dal Forte dell'Annunziata. Nella stessa occasione è stata posata la prima pietra dell'opera, il terzo paradiso che Pistoletto ha donato alla città. L'opera troverà posto in una viola del valico di Ponte San Ludovico, quale luogo simbolico che oggi divide e si spera un domani possa unire. Nel suo intervento Pistoletto ha ricordato anche il dramma dei migranti. Sentiamo. Ma la commozione oggi per me è fortissima, perché questo luogo è estremamente significativo. È vero che esistono confini in ogni parte del mondo, dappertutto c'è un confine, c'è un limite, c'è un passaggio, c'è un confine tra due persone, c'è un confine dappertutto. E questi sono i confini che devono in qualche maniera cucire i rapporti, in quei confini si devono cucire i rapporti, ma qui siamo veramente su un confine che come si può dire, eclatante per la sua forza e per la problematica che porta con sé anche come specchio del mondo, di quello che succede oggi nel mondo, la divisione, la contrapposizione, questo dramma dei paesi in cui noi abbiamo portato la guerra anticamente, subiamo la guerra oggi, nel Mediterraneo, ovunque la differenza sia pretesto per fare la guerra, per farci la guerra, che la gente pare che non riesca a sopravvivere senza morire prima del momento giusto, prima della natura porti a quella condizione. Quindi questo bisogno di morte, questo bisogno di morte. Allora, davanti a questo bisogno di morte, che è così quasi diciamo, un'eredità dei fenomeni bestiali che portiamo dietro. Quindi non possiamo parlare di civiltà se basiamo la nostra civiltà su simboli di morte. Sarà inaugurata al pubblico il prossimo 15 aprile una nuova collezione presso il Museo Mineralogico a Palazzo Tagliaferro ad Andora. A parlarcene è il consigliere comunale Daniele Martino. Sentiamo. Sabato 15 aprile alle ore 18 sarà inaugurata una nuova collezione del Museo Mineralogico Luciano D'Abroi di Palazzo Tagliaferro. È un momento importante perché è il frutto della passione che la famiglia Skipper Varaldo ha per Andorra. Il collezionista olandese Armen Skipper, mancato alcuni anni fa, ha fatto sì che questa collezione potesse raggiungere Andorra tramite la volontà della figlia Janine, che ha deciso di donare questa collezione. Il trasporto dai Paesi Bassi a qua è stato invece reso possibile da un filantropo genovese, il dottor Tommaso Antonio Giaretti, che ha speso qualche migliaio di euro per avere qua questa collezione e per poterla catalogare. E quindi questo ulteriore ampliamento permetterà di avere un museo che è veramente tra i più importanti d'Europa per quantità di minerali esposti e per qualità dei pezzi presenti.
Durante la riunione con i rappresentanti dei gruppi di azione locale che si è svolta in Regione Liguria è stata ufficializzata l'assegnazione di 7,16 milioni di euro ai GAL che hanno partecipato alla seconda tornata di selezione attraverso il bando con fondi del programma di sviluppo rurale 2014-2020. Si tratta del GAL Verdemare Ligure e del GAL Provincia della Spezia. Nella prima selezione avevano già ottenuto il via libera altre strategie presentate dai tre GAL, tra cui Terra Taggiasca, Le vie dei sapori, dei colori e della cucina bianca, presentato dal GAL Riviera dei Fiori. Domani alle 18 nella sala incontri del Teatro Ariston di Sanremo si terrà il vernissage della mostra di Milli Miola I colori dell'anima, alla presenza dell'artista e con l'introduzione di Ito Ruscigni. Sentiamo ora il consueto appuntamento con l'angolo di Daniele Lacorte. Temi di oggi sono il terrorismo, la politica internazionale ed il lavoro transfrontaliero. Le assurdità, l'illogicità, la stupidità, il tutto dettato dalla psicosi dell'attentato, alimentata dai continui falsi allarmi, dalla paura dell'attentato che mette a rischio il nostro vivere quotidiano. Ogni giorno in qualche parte del mondo saltano in aria case, auto, chiese, moschee. Il fanatismo islamico sta mettendo in ginocchio la vecchia Europa, seminando panico e paura anche in tutto il mondo. Al fanatismo si aggiunge ora l'insensata voglia di investire i potenti della terra per far sì che diventano pilastri della legalità, pronti a mettere a dura prova tutti noi con esperimenti atomici che ricevono risposta immediata dalla voglia matta di colpire degli altri, di fare disastro da chi dall'altra parte guarda in modo diverso. Si punta il dito sul grande esodo, sull'immigrazione continua dai paesi in guerra, tentando di far passare il falso messaggio di kamikaze pronti ad imbarcarsi sui barconi dei disperati per venire a seminare morte. È accertato che dalla massa, nella massa, qualcuno c'è riuscito a nascondersi tra i disperati, ma è anche stato accertato che buona parte dei fanatici è da anni residente in Europa o addirittura è nato sul suolo del vecchio continente. I riflessi sull'economia sono evidenti e la situazione internazionale diventa a volte scusa per fare barriera su diritti acquisiti come quello del libero scambio di persone e di merci. Gli obiettivi di attacco sono innumerevoli e la globalizzazione del territorio, del terrore, fa gioco a molti mentre mette in grave difficoltà moltissimi. Spesso la sicurezza, il timore di attentati, diventa un alibi poco giustificabile e comprensibile, come quello messo in atto in Francia, in particolare nel Dipartimento delle Alpi Marittime, il territorio più vicino a noi, dove si tenta di chiudere le porte in faccia ai tanti transfrontalieri italiani che lavorano per ditte italiane ma anche per ditte francesi. Da Oltralpe chiedono che per lavorare sul territorio della égalité, legalité, fraternité si conosca perfettamente la lingua francese. È sicuramente una mossa elettorale della destra che domina in Costa Azzurra, ma anche un segnale di estrema gravità, già contestato dai partiti della sinistra francese, che contestano il fatto che tutto sia più sicuro se diventa una questione di idioma. Ecco, questa è una delle tante cose che sta accadendo in questa Europa che pare sgretolarsi di giorno in giorno e che nessuno tenta di rimettere insieme. Venerdì, perpetuando un'antica usanza di tradizione e di fede, si svolgerà a Pieve di Teco la solenne processione del Venerdì Santo. La Confraternita della Buona Morte ed Orazione, in collaborazione con il Comune, sta curando i dettagli dell'evento. Reso suggestivo dal particolare scenario dei portici medievali privati dall'illuminazione.
Alla luce delle torce, la statua del Cristo morto, ornata dagli antichi drappi, raggiungerà la collegiata partendo dall'oratorio di San Giovanni Battista alle 20:30, accompagnata dai confratelli incappucciati e dalle note della banda musicale alla Sina. In occasione del Venerdì Santo che precede la Pasqua, venerdì a partire dalle 21, come tradizione imperia, si snoderà la via Crucis dalla chiesa di San Benedetto Revelli al Prino lungo la via pedonale che conduce al Monte Calvario. La funzione terminerà come sempre davanti al santuario di Santa Croce della Confraternita della Santissima Trinità. Dal 15 al 20 giugno Imperia torna alla Nazionale Italiana di Pallanuoto. La piscina imperiese è stata infatti scelta per l'ultimo allenamento in vista del Mondiale di Budapest. Vediamo. Il 7 rosa torna a Imperia. Dal 15 al 20 giugno la squadra azzurra medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi soggiornerà infatti nel capoluogo, sede scelta per il ritiro collegiale. Sarà una settimana intensa durante la quale i tifosi potranno festeggiare le celebratissime atlete dell'Italia pallanuotistica con la possibilità di assistere ai vari allenamenti nella piscina Cascione. Il ritorno del 7 rosa è frutto del lavoro corale svolto dalla Rarinantes Imperia, coordinato dal direttore sportivo Silvio Todiere. Quello di Imperia sarà l'ultimo ritiro collegiale in vista del Mondiale di Budapest e il Sette Rosa ha chiesto di potersi allenare 3 ore al mattino e 2 al pomeriggio. Ed ora la rubrica Riviera Eventi, Autostrada dei Fiori, e ci vediamo subito dopo per le previsioni meteo. Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it. Le previsioni meteo a cura di Arpal Meteo Liguria. Domani è giovedì 13 aprile. Il flusso umido meridionale determina con una coltre di nubi basse piuttosto fitta sui versanti marittimi, con qualche spazio per brevi schiarite, soprattutto a Levante. Nell'interno nuvolosità variabile con ampi tratti di cielo soleggiato, umidità sui valori alti. Venti al mattino, debole circolazione ciclonica sul Golfo. Dal pomeriggio moderati da nord-est a ponente, deboli da sud-est a Levante. Mare in aumento fino a mosso sotto costa molto mosso a largo. Dopodomani, venerdì 14 aprile, ancora cielo in prevalenza nuvoloso su gran parte della regione. Temporanee schiarite nelle ore centrali della giornata, nuovo aumento della nuvolosità in serata. Umidità sui valori alti, venti deboli di direzione variabile localmente in regime di brezza. Mare al mattino mosso, dal pomeriggio in calo fino a generalmente poco mosso. È proprio tutto, grazie di essere stati con noi, arrivederci.